Dio ci parla ancora attraverso i sogni? Secondo l'Organizzazione dei Testimoni di Geova, Dio non parla più attraverso i sogni nei nostri giorni. Secondo i Testimoni di Geova, nel passato Dio ha parlato molte volte mediante sogni, ad esempio a Giuseppe, a Davide, a Daniele e ad altri personaggi che leggiamo nella Bibbia. Ma l'Organizzazione dei Testimoni di Geova insegna che nei nostri giorni Dio non ci parla più mediante sogni. Adesso però vedremo, mediante le scritture, se Dio ancora oggi parla attraverso i sogni. Innanzitutto dobbiamo comprendere una cosa, che Dio non muta, non cambia. Dio è sempre lo stesso e opera anche oggi alla stessa maniera come ha sempre operato nel passato. Quindi anche oggi Dio fa miracoli, anche oggi Dio ci parla attraverso sogni, attraverso visioni. E tutto quello che voi leggete nella Bibbia che è accaduto può anche accadere nei nostri giorni. Adesso leggeremo una scrittura, anzi leggeremo alcune scritture. Una la troviamo nel libro di Giobbe, nel capitolo 33, leggeremo dal versetto 14 al versetto 18. Dove notate cosa dice la Bibbia riguardo a questo argomento che stiamo trattando, appunto alla domanda se Dio ci parla ancora oggi attraverso i sogni. La Bibbia risponde e dice in maniera chiara: Dio parla una volta anche due, ma nessuno lo ascolta. Se leggete questo passo dalla CEI, la CEI traduce in maniera diversa. E lì leggerete che Dio ci parla in un modo o in un altro modo. Perché infatti poi, oltre a Dio a parlare mediante i sogni, nei versetti successivi, dal 19 in poi, ci viene detto che Dio parla anche all'uomo, oltre a parlargli attraverso il sogno, gli parla quando una persona si trova nel letto del dolore, cioè quando una persona si trova allo stadio terminale, che sta per morire, quella persona potrebbe anche negli ultimi istanti ravvedersi, rendersi conto della fragilità della vita, chiedere perdono a Dio, e se c'è veramente il ravvedimento, la sua anima, che si sta avvicinando, qui dice, alla fossa, ci può essere salvezza anche per questa persona. Potete leggerlo per conto vostro, poi i versetti che vanno dal 19 in poi, ma noi ci concentreremo dal versetto 14 in poi, dove appunto dice che Dio ci parla in un modo o in un altro. Il versetto 15 dice: Dio lo fa, cioè ci parla, con un sogno, con visione durante la notte, quando sugli uomini cade un sogno profondo, un sonno profondo, mentre dormono nel loro letto. Allora egli apre loro gli orecchi e imprime in loro i suoi ordini, per distogliere l'uomo dal male e per proteggerlo dall'orgoglio. Dio fa scampare la sua anima dalla fossa e la sua vita dalla spada. Quindi, qui si parla quindi anche dell'esistenza dell'anima in questo versetto, che Dio salva l'anima, qui dice, dalla fossa, cioè dalle tenebre dell'inferno. Ma il punto è questo, che qui sta dicendo in maniera chiara, i passi qui, se li fate leggere a un bambino, lo comprende subito di cosa si sta parlando. Qui ci sta dicendo che Dio parla, lo dice chiaro il versetto 15, lo fa mediante sogni, con visioni durante la notte, quando gli uomini dormono, un sonno profondo,
mentre dormono nel loro letto, allora Dio apre loro gli orecchi e imprime in loro i suoi ordini. Perché Dio parla attraverso sogni, qui dice per distogliere l'uomo dal male e per proteggerlo dall'orgoglio. Quindi Dio, secondo la scrittura, questa è scrittura ispirata da Dio, questi passi che qui leggiamo non furono scritti soltanto per quelli che leggevano 2000 anni fa la Bibbia, ma sono scritti anche per noi. Tutto ciò infatti che leggiamo nella Bibbia è valido anche per noi oggi, così infatti si legge nella lettera ai Romani. E per dimostrare ulteriormente che questi versetti sono validi anche per noi oggi, cioè che i sogni non sono cessati, Dio non ha smesso di parlare attraverso i sogni, leggeremo ancora un'altra scrittura, Atti capitolo 2, il versetto 17. Leggo sempre dalla traduzione del Nuovo Mondo, dove qui dice: negli ultimi giorni, dice Dio, notate bene, negli ultimi giorni verserò parte del mio spirito su ogni tipo di persona, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani vedranno visioni e i vostri vecchi avranno sogni. Quindi, qui sta dicendo in maniera chiara che anche negli ultimi giorni, e i testimoni sanno benissimo, secondo i testimoni di Geova stiamo vivendo negli ultimi giorni. Gli ultimi giorni, tra l'altro, secondo le scritture, sono iniziati quando Cristo è risuscitato dai morti, da lì in poi sono iniziati gli ultimi giorni. Per Dio un giorno sono come 1000 anni, quindi per ultimi giorni si intende gli ultimi millenni di questo nostro mondo. Quindi negli ultimi giorni i vostri figli, i vostri giovani, dice, profetizzeranno, vedranno visioni, e i vostri vecchi avranno sogni. Quindi Dio parla ancora oggi, negli ultimi giorni, Dio ci parla attraverso i sogni. E per concludere, questo è tutto un discorso che qui fa l'Apostolo Pietro, io non leggerò tutto il discorso che fa, ma alla fine l'Apostolo Pietro conclude questo discorso, che è tutto un contesto, nel versetto 39, conclude dicendo: la promessa infatti è per voi. Quale promessa? Cioè la promessa che abbiamo letto qui nel versetto 17, cioè che negli ultimi giorni Dio verserà il suo spirito su ogni tipo, su ogni persona, e i vostri figli vedranno visioni e i vostri vecchi avranno sogni. Quindi questa promessa di ricevere lo Spirito Santo e quindi poter, mediante lo Spirito Santo, profetizzare, vedere visioni e vedere anche sogni, perché Dio ci parla attraverso sogni, qui dice che la promessa infatti è per voi, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani. Ora, lontani non è qua inteso in senso di distanza. Lontani nel tempo, qui si sta parlando, cioè per tutte quelle persone che sono lontane nel tempo, per tutte quelle persone, qui dice che il Signore nostro Dio chiamerà a sé. Io qui non ho letto Geova, perché questo Geova è un nome che ha introdotto la società Torre di Guardia in questo passo, ma in realtà se leggete i testi originali greci, in nessun manoscritto antico troverete il nome Geova. Quindi negli Atti degli Apostoli, come anche in tutto il Nuovo Testamento, non ci troverete mai, nemmeno una volta, il nome Geova. Questa è una manipolazione che fa la società Torre di Guardia. Qui, infatti, se leggete dalla Geia, ad esempio, lo stesso versetto, dalla Diodata, dalla Riveduta, da qualsiasi altra Bibbia, qui si legge: per quanti ne chiamerà il Signore nostro Dio. Quindi la promessa è per voi e per quanti ne chiamerà il Signore nostro Dio, cioè il Signore Gesù Cristo. Allora il punto è questo: la promessa è valida anche per noi che siamo oggi, qui dice, lontani, per noi che siamo lontani nel tempo, è valida questa promessa, cioè che negli ultimi giorni Dio sta ancora versando il suo Santo Spirito su ogni carne, su ogni persona. E ancora oggi ci sono giovani che vedono visioni, ci sono persone che profetizzano,
E ci sono anche persone che hanno sogni divini, perché Dio parla attraverso i sogni, anche oggi, l'abbiamo letto in Giobbe capitolo 33, versetto 14 e 15, Dio parla attraverso visioni, attraverso sogni, e lo fa anche oggi e lo farà per tutti questi ultimi giorni in cui noi stiamo vivendo, quindi lo fa anche nei nostri giorni. Quindi le scritture sono molto chiare al riguardo che Dio anche oggi parla mediante sogni.